Se mi sentite, bentrovati al pubblico che ci segue da casa a questo nuovo appuntamento di Global Health Now, i dialoghi sulla salute con cui ci stiamo avvicinando al Festival della Salute Globale di Padova, che si svolgerà dal 9 al 15 di novembre. Un progetto degli editori La Terza che ha per media partner il Mattino di Padova. Allora, oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi Walter Ricciardi, professore di medicina e igiene all'Università Cattolica di Roma, già presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, oggi consigliere speciale del governo per l'emergenza Covid e direttore scientifico del Festival della Salute Globale. Buon pomeriggio, professor Buon Ricciardi. pomeriggio. Ben trovato anche Michele Conversano, direttore del Dipartimento di Prevenzione, nonché del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Torino. Ben trovato. E a Mario Merlo, General Manager di Sanofi Pasteur, una delle aziende leader mondiali nella produzione di vaccini. Allora, nel Buon darvi il pomeriggio. benvenuto e nel ringraziarvi di aver accettato il nostro invito, introduciamo il tema di oggi, che è indubbiamente quello della salute e in particolar modo l'influenza. Partiamo da qui con il dottor Conversano, al quale chiederei di spiegarci scientificamente che cos'è l'influenza e come sarà l'influenza di quest'anno, che ceppi avremo in circolazione, che sintomi ci daranno laddove dovessimo prendere l'influenza. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Allora, preciso che sono il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Taranto, non di Torino, sono ancora un po' più Chiedo giù a scusa. Taranto. No, l'influenza che ci aspettiamo? L'influenza la conosciamo un po' tutti quanti, questa malattia virale che è stagionale, ci colpisce normalmente in autunno-inverno, molto più spesso intorno, diciamo, a dicembre-gennaio, ma che già in qualche caso, qualche volta si è fatta sentire e vedere già dai mesi di fine ottobre-novembre. Una malattia virale che ha una sintomatologia essenzialmente respiratoria, quindi febbre, tosse, dolori muscolari, cefalee, qualche volta con delle varianti gastrointestinali, ed è determinata da virus che cambiano ogni anno, ecco perché anche il vaccino cambia ogni anno. Quest'anno abbiamo due ceppi, abbiamo i vaccini che normalmente ora hanno quattro ceppi virali, due di tipo A, due di tipo B. Quest'anno sono cambiati quelli di tipo A e quindi sono diversi da quelli che hanno circolato e sono stati presenti nei vaccini fino all'anno scorso. E quindi quando si fanno delle previsioni di come sarà l'influenza, normalmente nessuno di noi ha la sfera di cristallo per cui può vedere quello che accadrà, anche se molti si lanciano a dire sarà un'influenza peggiore, sarà un'influenza minore, ma essenzialmente quando cambiano i ceppi e quando ci aspettiamo che arrivino ceppi diversi, virus diversi da quelli che normalmente hanno circolato negli anni precedenti, ci aspettiamo di avere meno persone protette dal sistema immunitario che in qualche modo mantiene una memoria più o meno dei virus che hanno circolato negli anni precedenti e quando quindi ci aspettiamo virus diversi. Diciamo che questa potrebbe essere, se non adeguatamente protetta dalla vaccinazione, un'influenza peggiore degli altri anni. Ma oltre questo facciamo fatica a poter prevedere se sarà un'influenza leggera o un'influenza più pesante. Ecco, restando sempre con lei, dottor Conversano, si dice di solito, insomma, si sente questa frase, è una banale influenza, però di fatto se guardiamo i dati, ogni anno in Italia l'influenza causa 18.000 morti e nel 2020, stando ai dati di Epicentro, proprio dell'Istituto Superiore di Sanità, nella settimana del picco influenzale abbiamo avuto 255 decessi al giorno. Il Covid invece dall'inizio della pandemia ci ha portato a superare le 35.000 vittime nel nostro paese. Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce di vaccinarsi contro l'influenza e di raggiungere l'obiettivo almeno del 75% della popolazione fragile immunizzata e quindi parliamo degli anziani over 65 e di tutta quella popolazione con patologie croniche. Sulla stessa lunghezza d'onda è anche la Commissione europea. Dovremmo insomma impegnarci di più nel raggiungere l'immunità di gregge. Però l'Italia si ferma come risposta, come adesione alla campagna anti-influenzale attorno al 54,6%.
Allora, dottor Conversano, dove risiede il problema della scarsa copertura vaccinale e che tipo di effetto avrà la pandemia rispetto a quella che sarà la richiesta da parte della popolazione del vaccino antinfluenzale? La incentiverà questa domanda oppure no? Allora, uno dei motivi è proprio nella prima frase che ha pronunciato. È tanto una banale influenza. L'influenza è banale quando colpisce una persona sana, giovane, che ha un sistema immunitario che riesce a reagire molto bene e in quel caso sono rare le complicanze. Ma non è sicuramente una banale influenza quella che colpisce le persone anziane, il cui sistema immunitario comunque subisce quel fenomeno dell'immunosenescenza, cioè meno attivo e meno capace di reagire con anticorpi efficaci contro il virus. Oppure quando per persone di qualsiasi età esistono delle patologie croniche concomitanti, che possono essere patologie cardiache, respiratorie, ma anche il diabete, ma anche l'ipertensione, comunque tutte quelle patologie che aumentano di tantissimo il rischio di avere complicanze, e sono quelle complicanze con i numeri che lei ha dato, cioè numeri di morti e di casi gravi. Non è un caso che noi vediamo gli ospedali pronto soccorsi affollati durante il periodo della stagione influenzale, e non vanno soltanto perché hanno un po' di febbre, vanno perché la sintomatologia diventa importante, e proprio questo è il problema. Ecco perché da quest'anno devo dire che per fortuna abbiamo abbassato l'età da 65, la circolare ministeriale comincia a parlare di vaccinazione dai 60 anni in su, non soltanto perché da 60 anni già comincia quel fenomeno di immunosenescenza, ma proprio perché abbassando l'età noi riusciamo anche ad avere una gran parte di quella popolazione, come dicevo, per patologie concomitanti si espone ad altissimo rischio contro l'influenza. E quindi ecco perché è importante. Perché noi abbiamo ancora questa percentuale così bassa? Bene, è perché appunto non viene abbastanza considerata, perché banalizziamo il rischio dell'influenza e non conosciamo bene i vantaggi della vaccinazione. Vantaggi della vaccinazione che vanno fatti comprendere molto bene. Spesso anche vale per la nostra categoria, categoria dei sanitari, che non si vaccinano tutti a sufficienza e quindi non sono neanche in grado di far comprendere da un lato il rischio della malattia, dall'altro i benefici della vaccinazione. Quindi c'è bisogno di un'azione molto forte che noi in qualche modo con le nostre società scientifiche, alleanze anche di alleanze tra società cerchiamo di portare avanti da qualche anno, ma mai come quest'anno, perché io anche l'obiettivo minimo del 75%. Non è certo questo l'anno in cui dobbiamo parlare di obiettivo minimo, questo è l'anno in cui dobbiamo parlare di obiettivo ottimale, che è quel 95%, perché la possibilità che possano co-circolare, purtroppo una possibilità che fino a un mese fa davamo come ipotetica, ma purtroppo adesso dobbiamo dire sicuramente ci sarà la co-circolazione del virus influenzale e del Covid, la combinazione di questi due sicuramente sono molto pericolose, perché potremmo, non soltanto per un fatto di diagnosi differenziale nel momento in cui avrò una sindrome simile influenzale, se sono vaccinato contro un'influenza questo mi deve portare più a pensare al Covid, ma anche perché potete immaginare un sistema immunitario già compromesso per l'età o per patologie croniche concomitanti nel momento in cui dovesse avere l'attacco contemporaneo o successivo del virus influenzale e del Covid-19. Sicuramente avremo una possibilità molto più amplificata di avere complicanze. Ecco perché non è detto che i morti di influenza si sommino ai morti da Covid, ma le due azioni possono essere moltiplicate tra di loro. Ecco perché mai come quest'anno c'è bisogno di un'azione molto forte per spingere la vaccinazione a raggiungere il 95%, che è l'obiettivo ottimale, perlomeno per le persone, per le coorti sia di età che di patologie, rischi per patologie che noi abbiamo riportato nella circolare ministeriale. Ecco, a proposito di questo, chiederei al professor Ricciardi, appunto dal suo osservatorio, quest'anno aumenterà l'interesse da parte della popolazione nei confronti del vaccino antinfluenzale, quindi la popolazione tutta, ma anche quelli che sono i medici, gli infermieri, tutto il personale sanitario che, come dire, agli occhi del cittadino è chiamato a dare l'esempio anche rispetto alla possibilità di immunizzarsi.
Sì, aumenterà sicuramente perché nella circolare ministeriale è stato messo l'obbligo per questo personale di vaccinarsi. Quindi voglio dire, contrariamente agli anni scorsi in cui ci si basava su una persuasione che devo dire nel corso degli anni non ha mai portato a raggiungere risultati pienamente soddisfacenti perché la media è stata del 20%, quest'anno invece sarà obbligatorio. Quindi tu non potrai assistere i malati, non potrai entrare nei reparti se non sei vaccinato. Ma devo dire che al di là di questo, che chiaramente serve, stiamo registrando un interesse anche per i familiari, cioè non era mai successo che i nostri medici, i nostri infermieri si preoccupassero di dire io mi vaccino sicuramente, ma vorrei che lo facessero anche i miei familiari. E in molte strutture noi stiamo ricevendo questo tipo di richieste, per cui è emblematico del fatto che non solo si ha oggi la consapevolezza che sia importante proteggere se stessi e i malati, ma anche le persone più care. E questo è l'emblema più importante di un aumento di sensibilità. Ecco, passiamo ora appunto al tema proprio cruciale, che è quello della produzione del vaccino antinfluenzale e quindi del suo approvvigionamento, due aspetti che richiedono di fatto un'attenta programmazione. Allora chiederei al dottor Merlo come si può migliorare questo aspetto, che tipo di azioni devono essere fatte in un'ottica di visione nel medio o lungo termine. Programmando e pianificando possibilmente meglio. La produzione dei vaccini antinfluenzali inizia con la pubblicazione dei ceppi che ogni anno l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel nostro emisfero, a febbraio, settimana più e settimana meno, sancisce, diciamo, quale sarà, dovrà essere il nuovo ceppi. Di qua inizia la produzione, che via via produzione, infialamento, inscatolamento fino all'estate. Nel momento in cui la produzione è già avviata, è fondamentale avere già delle pianificazioni produttive, proprio perché la produzione dei vaccini, in particolare del vaccino antinfluenzale, è una produzione finita, rigida, molto rigorosa, con tantissimi controlli di qualità. Per essere pronta, diciamo, per la sanità pubblica e quindi per i cittadini nell'inizio dell'autunno, ovvero adesso a settembre. Basti pensare che i paesi nordici iniziano a pianificare e quindi a pianificare i quantitativi di vaccinazione antinfluenzale da un anno verso l'altro. Quindi oggi, nei prossimi mesi, i paesi del Nord Europa iniziano già a inviare alle aziende produttrici i quantitativi e le stime di fabbisogno dell'anno successivo. Quindi più tardi arriviamo nella pianificazione delle gare pubbliche di appalto e più la macchina produttiva è sempre più rigida e cambiamenti molto, molto rapidi della domanda, come è stato il caso, ahimè, quest'anno con il Covid, provocano inevitabilmente dei rischi nel avere una coperta un pochino più corta da un punto di vista di quantità. Prego, Ecco, prego, prego. prego. Sì, ecco, rispetto a questo, il nostro paese come sta procedendo, appunto, rispetto alla programmazione, alla richiesta, insomma, per soddisfare il fabbisogno vaccinale di Le quest'anno? gare pubbliche regionali iniziano tardi in Italia, iniziano già a primavera, quasi inizio dell'estate, e quindi questo provoca inevitabilmente un potenziale rischio nel far sì che domanda e quantitativo necessario non si incontrino. È fondamentale pianificare meglio, anticipare i fabbisogni e le gare pubbliche già dall'inizio dell'anno e soprattutto avere anche un'attenta pianificazione per quanto riguarda la distribuzione e per quanto riguarda il dialogo. Da molti mesi quest'anno è iniziato un dialogo con le istituzioni, con le regioni, col Ministero della Salute, con l'AIFA e le aziende produttrici. Qua rappresento la mia azienda Sanofi Pasteur, però ahimè quest'anno come non mai si sarebbe dovuto partire molto prima. Stiamo cercando di trovare d'intesa con
con le istituzioni, col ministero e con l'agenzia regolatoria delle soluzioni, ma insomma, ci sono comunque inevitabilmente, ci potrebbero essere inevitabilmente delle piccole difficoltà. Ecco, il dottor Merlo mi dà quindi un assist per così, girare una domanda al professor Ricciardi. In che modo appunto il governo può fare da facilitatore in questo compito, insomma, che deve fare da trade union tra quella che è, tra quelle che sono le aziende che producono, quelle che sono le necessità dei singoli territori e quindi della popolazione? Ma c'è già stata un'interlocuzione, perché chiaramente, come sicuramente confermerà il dottor Merlo, questa produzione è una produzione che riguarda tutto il mondo, per cui tutti quanti i paesi del mondo si sono cominciati a muovere già a febbraio per cercare di opzionare i vaccini che non sono facili da produrre. Quindi se tu non ti muovi precocemente, corri il rischio, come di fatto in questo momento molti governi hanno, di non avere sufficienti dosi per i vaccini, neanche per coprire gli obiettivi minimi. Quindi noi ci siamo mossi in tempo e devo dare atto alle aziende di aver collaborato in maniera veramente produttiva e in particolar modo ai branch italiani, diciamo, perché queste aziende sono quasi tutte multinazionali e quindi voglio dire non hanno difficoltà a, come posso dire, vendere il loro vaccino in qualsiasi paese del mondo, visto che in questo momento la richiesta è praticamente mondiale. E devo dire che quest'anno c'è stato un aumento enorme della distribuzione, dell'approvvigionamento. A questo punto il governo ha la responsabilità di stimolare tutte le regioni in molti l'hanno già fatto, ad approvvigionarsi e a elaborare un sistema di distribuzione del vaccino capillare, perché quest'anno, come dicevamo, sicuramente ci sarà una richiesta superiore. Quindi, il governo ha il compito di programmare, il governo ha il compito di garantire, a livello mondiale la disponibilità di questo vaccino. Però a questo punto la responsabilità principale è nelle mani delle regioni. Sono le regioni che devono comprare fisicamente il vaccino attraverso le loro modalità legali e giuridiche e poi lo devono distribuire, cioè devono farlo arrivare alle persone. Ecco, le chiedo, giusto per terminare questo ragionamento, come vede e come valuta la possibilità che siano, le farmacie non solo a poter vendere il vaccino, ma anche a poterlo somministrare, al loro interno? Allora, non c'è dubbio che uno dei motivi per cui non c'è stata nel passato, per esempio all'interno degli ospedali, un'adeguata copertura è anche il modo con cui è stato distribuito il vaccino. Faccio l'esempio: noi al Gemelli abbiamo fatto l'anno scorso una campagna vaccinale in cui abbiamo vaccinato nel bar, nelle mense, cioè nei posti dove normalmente tutti quanti gli operatori sanitari vanno, mentre invece negli anni passati c'era un ufficetto, adesso banalizzo ma per farvi capire, dove tu dovevi recarti, che doveva essere adeguatamente strutturato, ma come d'altra parte ogni punto vaccinale. E noi abbiamo l'anno scorso raggiunto il 60% degli operatori, quindi una percentuale, il dottor Conversano mi potrà confermare, altissima rispetto, ancora non soddisfacente, però altissima. Quello che voglio dire con questo esempio è che noi dobbiamo anche al di fuori dell'ospedale favorire la modalità di distribuzione del vaccino. Quindi non dobbiamo vaccinare soltanto ovviamente nei siti principe, che sono i servizi vaccinali delle aziende sanitarie locali, ma è molto importante anche il medico di medicina generale, è molto importante il pediatra di libera scelta. È molto importante, per esempio, e noi l'abbiamo fatta anche col dottor Conversano nel passato, la scuola, nel senso che le scuole sono dei siti dove tutti quanti i ragazzi vanno, per cui attrezzarsi per vaccinare nelle scuole, come fanno la stragrande maggioranza dei paesi, è qualcosa di assolutamente importante. Inoltre dobbiamo, ma noi ce l'abbiamo abbastanza in questo momento, medici, pediatri, specialisti, igienisti che possono fare la vaccinazione. Non c'è dubbio che le farmacie possono rappresentare un altro posto dove fare la vaccinazione, però non bisogna banalizzare eccessivamente, perché comunque è sempre un atto medico. Ricordiamolo che sono rarissime, perché sono praticamente veramente rarissime, però nel momento in cui si dovesse determinare uno shock anafilattico, che è quello che può succedere anche quando uno viene punto da un calabrone oppure mangia una cosa, ci deve essere prontamente un medico, oppure un medico pronto per intervenire. O quello che succede in molti paesi è che personale sanitario addestrato, per esempio in Inghilterra le vaccinazioni le fanno
moltissimo gli infermieri. Quindi sostanzialmente va tutto bene purché sia adeguatamente presidiato da un medico, ci sia la possibilità per un medico di intervenire prontamente e ci sia la possibilità di rafforzare. Questo vale anche per il prossimo vaccino contro il Covid, perché questo tipo di struttura, se noi la prepariamo bene, potrebbe essere quella che poi, nel momento in cui avremo il vaccino contro il Covid, potrà essere adeguatamente distribuita a milioni di persone, come di fatto sarà questa vaccinazione anti-influenzale. Spero di essere stato chiaro, diciamo. Sì, grazie. Professor Conversano, stando sempre su questo tema, lei è a stretto contatto con i pazienti, con il territorio. C'è qualcosa che rende le persone, diciamo, avverse alla vaccinazione? Quali sono, diciamo, i punti che le convincono poco a vaccinarsi? E seguendo quanto detto dal professor Ricciardi rispetto alla creazione di una cultura della vaccinazione, ma anche a facilitarne l'accesso, che cosa potremmo fare ancora? Quali altre leve potrebbero essere azionate in questo senso? Sì, quello che comunemente si dice è che tante volte non faccio la vaccinazione per l'influenza perché tanto l'influenza me ne sto 3 giorni a casa, è la prima. L'altra perché l'anno scorso mi sono vaccinato e mi sono ammalato comunque, e quindi poter spiegare che uno si vaccina contro l'influenza. Poi è chiaro che posso in una stagione autunnale, invernale, possono circolare altri virus, altri rinovirus, ma che possono comunque dare delle sindrome del raffreddamento, ma non è l'influenza. E poi altre legate alla scarsa conoscenza, purtroppo è anche questo. E quindi, come si diceva, andiamo nelle scuole a vaccinare, non soltanto per vaccinare, ma anche per creare quella cultura della vaccinazione che già da piccoli è bene imparare. Quindi le esperienze ci sono, come diceva il professor Ricciardi, dove si vaccina nelle scuole si raggiungono coperture altissime, elevatissime. Poi il discorso anche di offrire la vaccinazione dappertutto. Allora, sappiamo, come tutti gli studi che abbiamo fatto, essere il medico di medicina generale il principale, quello che consiglia, e la gente si fida del proprio medico di medicina generale. Però dobbiamo anche capire che, per esempio, nella mia regione facciamo la copertura medico per medico e vediamo che ci sono medici che vaccinano anche il 95% dei propri assistiti anziani o comunque aventi diritto, ma ce ne sono alcuni che vaccinano il 10-15%. Quindi dobbiamo fare qualcosa anche per gli assistiti di quei colleghi, aiutare quei colleghi, ma anche a pensare a sistemi di vaccinazione alternativa. Noi lo stiamo facendo, in qualche modo l'abbiamo previsto, e come diceva il professor Ricciardi, ci teniamo a farlo questa stagione perché sarà la prova generale della vaccinazione anti-Covid. Nella mia regione abbiamo quasi triplicato la dotazione di vaccini per quest'anno, quindi dobbiamo triplicare gli sforzi, ma prevedendo anche che cominceremo a vaccinare dal 1 ottobre, appena sarà pronto il vaccino, sarà a disposizione il vaccino, ma dopo la prima fase, che sarà fatta con le strategie, diciamo, tradizionali, quelle del medico di medicina generale, abbiamo già pronte le vaccinazioni nei palazzetti dello sport, nelle tende dove stiamo facendo adesso il drive, i tamponi in modalità drive, che tanto ci stanno aiutando in questo momento. Potrebbe essere anche la sede in cui la gente può venire tranquillamente, fare la vaccinazione, aspettare quei 10 minuti, un quarto d'ora, ci sono delle esperienze già fatte ottime nella regione Veneto, aspettare un quarto d'ora sempre per evitare e poter monitorare qualsiasi effetto collaterale, qualsiasi evento avverso, ma dare la possibilità a tutti di avere un accesso molto facilitato alla vaccinazione. E dobbiamo anche tener conto che gli stessi medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, nella loro campagna vaccinale devono anche tener conto del necessario distanziamento, non possono neanche loro avere le file dietro l'ambulatorio. Quindi c'è bisogno di un'organizzazione, ma ripeto, questo è un momento cruciale per la sanità pubblica, intesa non soltanto per i dipartimenti di prevenzione, ma tutti coloro, io ritengo anche medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e anche gli specialisti, perché ricordiamo che questa vaccinazione è comunque un livello essenziale di assistenza, non è un vaccino obbligatorio per le persone, ma è obbligatorio per tutti i sanitari, per tutti i servizi sanitari nazionali, offrirlo nella maniera migliore. E questa sarà veramente una prova generale molto importante per tutti noi.
Ecco, agganciandomi a questo tema, chiedo al dottor Merlo, appunto, girano attorno al vaccino anche tante bufale. I Novax, come dire, sottolineano il fatto che il vaccino possa avere degli effetti, che possano generare altre malattie e non essere sicuri. Ecco, ma che tipo di protocolli, che tipo di, controlli vengono messi in atto da parte delle aziende che producono i vaccini, di modo che possano essere sicuri, efficaci, sufficienti a quella che è la domanda e quindi disponibili sul mercato. E cosa conta di più in questa filiera? Contano i processi, contano gli impianti, contano le alleanze, cos'altro? Sia per il vaccino antinfluenzale, ma pensiamo anche a tutta la partita aperta del vaccino contro il Covid-19. I vaccini vengono prodotti, i farmaci, attraverso dei severi processi di controllo qualità e di verifica. Basti pensare che più del 60% del tempo è investito nella qualità, nel controllo qualità e al dialogo costante con le agenzie regolatorie. Ed è giusto che sia così, perché prima di tutto va tutelata sempre la persona e la sanità pubblica. Detto questo, i colloqui e il dialogo con le agenzie regolatorie è costante non solo durante lo sviluppo clinico, ma anche dopo l'approvazione e ogni anno per quanto riguarda il vaccino contro l'influenza, il dialogo con la stessa AIFA è pressoché quotidiano. Step by step con rilascio di lotti e controllo rigoroso della temperatura. Questo è un protocollo imprescindibile in cui è la priorità in assoluto per l'azienda. Il paziente e la tutela della salute e della qualità deve essere sopra ogni cosa. Detto questo, dal punto di vista di azienda produttrice, noi, come ha giustamente ricordato il dottor Conversano e il professor Ricciardi, siamo in costante contatto c'è un tavolo tecnico permanente con l'Agenzia Italiana del Farmaco proprio per cercare di calmierare questa situazione. E se me lo permette, l'appello che faccio è impariamo quest'anno per cercare di fare meglio i prossimi anni, pianificando e programmando meglio. E abbiamo poco da copiare dagli altri paesi, ma dai nostri colleghi europei, però impariamo a pianificare un pochino più, vedendo un pochino più in là e cercando di porre il concetto di pianificazione e tutela della salute in un'ottica di programmazione medio-lungo termine. Termino, cos'è più importante? Beh, direi che è importante tutto, è importante il controllo rigoroso della qualità, del dato clinico, del confronto con le agenzie regolatorie, ma anche le alleanze. Oggi, come non mai, bisogna essere più visionari, bisogna terminare i vecchi schemi. Noi siamo di fronte a una pandemia, globale. E dobbiamo trovare alleanze mettendo a fattor comune non solo piattaforme scientifiche di ricerca, ma anche piattaforme produttive e siti produttivi, perché solo insieme e solo con un franco e costruttivo anche colloquio pubblico e privato, insieme si esce da questa grande tragedia. Ecco, introduciamo ora quello che insomma è il tema astringente dell'attualità, il Covid. Professor Ricciardi, che cos'è il Covid-19 e cosa sappiamo di questo nuovo virus? Ma il Covid-19 è una malattia, è stata chiamata così, causata appunto da un nuovo tipo di coronavirus, che è un virus molto, una tipologia di virus molto frequente, la famiglia di virus che produce il normale raffreddore, diciamo. Quindi tutti quanti abbiamo un'infezione da coronavirus e a volte ce ne abbiamo più di una. Quando ci cola il naso, quando siamo un po'
così stanchi e affaticati, quello è probabilmente un'infezione da coronavirus che guarisce spontaneamente. Invece in certi casi ci possono essere dei coronavirus che diventano particolarmente cattivi perché sono particolarmente virulenti, cioè si riproducono molto facilmente in vivo. E sono contagiosi perché sono tutti quanti a trasmissione respiratoria, quindi basta stare vicino ad una persona, non c'è bisogno che di altro che della vociferazione, della tosse, delle particelle di saliva, a volte persino dell'aerosol, diciamo, cioè sostanzialmente dell'aria che respiriamo, e che sono patogeni, più patogeni di questi del raffreddore. Avevamo già avuto un'esperienza nel 2002 con la SARS, che era stata particolarmente patogena, però non si era diffusa in tutto il pianeta, era stata rapidamente circoscritta. L'abbiamo avuta con la MERS che si era diffusa soltanto in Medio Oriente alcuni anni dopo, adesso invece abbiamo avuto una pandemia da questo nuovo coronavirus, il quale ha imparato dai suoi cugini a cercare di aggirare le resistenze che noi abbiamo elaborato. Quindi nell'evoluzione darwiniana è diventato bravissimo. Perché? Perché mentre i suoi cugini si trasmettono soltanto da soggetti sintomatici, quindi tu sai che innanzitutto se hai un raffreddore, hai la febbre, tu sai che in quel momento stando male puoi essere infettivo e contagioso. Ma questo si trasmette anche da soggetti asintomatici, da soggetti che apparentemente non hanno l'infezione, stanno assolutamente bene. E questo è molto pericoloso perché di fatto non abbiamo indizi, neanche coloro che stanno vicino a queste persone hanno indizi perché possono abbracciare e baciare una persona che è assolutamente normale e prendersi l'infezione. Questo è il Covid-19 ed è molto pericoloso proprio per questo, perché è meno letale della SARS. La SARS aveva, diciamo, una letalità del 10%, cioè su 100 persone che erano malate ne morivano 10. E purtroppo, se voi ricordate, una delle vittime più illustri della SARS fu il nostro medico Carlo Urbani, il quale ha elaborato proprio il protocollo, si chiama protocollo Urbani, per limitare questo tipo di fenomeno. Però la letalità del nuovo coronavirus, quindi del Covid, è molto più bassa, è intorno probabilmente al 2-3%, quindi muoiono 3 persone su 100. Però quando le persone malate sono centinaia di milioni, significa che muoiono centinaia di migliaia di persone, come è successo negli Stati Uniti. In questo momento il Covid è la causa di morte principale negli Stati Uniti dopo il cancro e le malattie cardiovascolari, cioè non c'è nessun'altra malattia che sia letale come il Covid. Ecco, queste un po' le caratteristiche di questa nuova malattia. Ecco, professor Conversano, provando a entrare nelle corsie degli ospedali, negli ambulatori dei medici, in che modo il vaccino antinfluenzale potrà essere utile al personale sanitario, nella gestione anche della pandemia dei prossimi mesi? Normalmente anche in tempo di pace, diciamo in epoca pre-Covid, veniva fortemente raccomandata la vaccinazione degli operatori sanitari proprio perché da un lato non dovessero essere gli untori, perché naturalmente noi operatori sanitari frequentiamo ambienti in cui ci sono persone fragili, ma dall'altro anche per non ammalarci noi e lasciare sguarniti i presidi, il pronto soccorso, l'ospedale. Quindi questo era già in tempo di pace, in epoca pre-Covid. A maggior ragione vale in epoca Covid, ecco per cui deve essere obbligatoria la vaccinazione degli operatori sanitari in questo momento proprio per poter essere pronti. Immaginate cosa possa avvenire in un momento in cui c'è l'emergenza Covid e la gente sta a casa perché si è beccata l'influenza, gli operatori sono beccati l'influenza. Quindi sicuramente questo è un momento in cui tutti gli operatori sanitari devono prendere, io dico che è un obbligo etico e deontologico, ma prima ancora di essere un obbligo di legge, e lo dobbiamo assolutamente percepire come tale, quest'obbligo. Poi come può interferire? Devo dire che da un lato, e lo stiamo vedendo perché c'è molta più attenzione per la vaccinazione in questo momento. Anche le stesse prenotazioni che i medici stanno ricevendo e noi stiamo ricevendo dalla polizia, corpi, diciamo, anche tutte quelle strutture di operatori pubblici che ci stanno chiedendo e stanno prenotando grandi quantità di dosi di vaccino, quindi sicuramente questo ci porterà ad aumentare la copertura generale della popolazione, anche ricordiamo
una cosa che non abbiamo ancora detto, quest'anno si vaccineranno anche i bambini da 6 mesi a 6 anni, che sono quelli che anche se non hanno sicuramente un grande numero di complicazioni, ma ci sono anche nei bambini le complicazioni, sono quelli che sono il serbatoio della malattia, quindi vaccinare anche loro, grazie anche al supporto e all'aiuto dei pediatri di libera scelta, ci servirà a ridurre la circolazione del virus nella popolazione più anziana. Sappiamo che la maggior parte dei casi che abbiamo negli anziani sono portati dai figli e dai nipoti. Questo è successo in questi mesi anche per il Covid, veramente. E quindi contiamo veramente che la sensibilizzazione di tutti verso le malattie infettive, tutti stiamo pregando l'arrivo di questo vaccino per il Covid. Bene, nel frattempo utilizziamo bene questo tempo per vaccinarci contro le malattie per le quali abbiamo un vaccino efficace. Quindi questa è la raccomandazione che naturalmente dobbiamo fare, quindi vaccinarci contro l'influenza sicuramente è una grande arma per combattere anche il coronavirus. Ecco, dottor Merlo, abbiamo toccato il tema ovviamente della prevenzione, e quindi della vaccinazione per proteggere noi stessi, per proteggere gli altri, anche per dare una mano al sistema sanitario nazionale, che potrà in questo modo occuparsi, destinare più risorse economiche e umane verso patologie più gravi ed urgenti. Ecco, lei da tempo sostiene che i vaccini siano un po' vittima del loro successo. E allora, dopo lo tsunami del Covid-19, come dovrebbe cambiare proprio la narrazione, lo storytelling in fatto di prevenzione e in fatto di vaccino, tema vaccino. Beh, innanzitutto è fondamentale che si adegui anche la comunicazione al pubblico. Questo ne è un esempio anche oggi. La comunicazione deve essere più vicina alle persone e si deve anche adeguare alle piattaforme, ai social ed ad un mondo che potrebbe anche inizialmente apparire un po' lontano dalla scienza, mantenendo sempre il rigore dell'evidence-based medicine e del confronto con i medici e con le istituzioni. Noi abbiamo visto che via via la comunicazione sta cambiando, il modo di dialogare anche in ambito dei vaccini negli ultimi anni è cambiato ed il dibattito è sempre più quotidiano. Come anche aziende abbiamo il dovere di adeguarci e di in maniera sartoriale modificare una comunicazione molto più inclusiva, molto più coinvolgente e soprattutto molto più chiara e semplice anche per un pubblico che magari è lontano da nozioni scientifiche. Il social, il mondo digitale, il mondo di Facebook, tutto ciò lo aiuta. La cosa importante e fondamentale è che al centro, oltre alla persona, ci sia scienza, rigore scientifico e informazioni certificate dalle stesse istituzioni, dallo stesso Ministero della Salute, dall'università e dai professori e dai medici che qua ne abbiamo un chiaro esempio. Ecco, professor Ricciardi, arriviamo alla domanda delle domande. Il vaccino anti-Covid, quando arriverà e sarà davvero per tutti? Il nostro paese come si sta muovendo in questo senso? Ma il nostro paese ha fatto insieme alla Francia, alla Germania e all'Olanda da apripista in Europa per un'alleanza inclusiva, cioè significa che è un'alleanza che è finalizzata, quando ci sarà un vaccino o più vaccini disponibili, a darla al maggior numero di persone, indipendentemente dalla residenza geografica, dal reddito e da tutti gli altri fattori. Questo ha portato tutta la Commissione europea a recepire questo appello, diciamo, questo invito, che peraltro è stato anche più volte sottolineato dal Papa. Sono un professore dell'Università Cattolica, mi fa piacere sottolineare che il Papa ha più volte detto che questo vaccino deve essere un bene pubblico e non deve essere soggetto a logiche esclusivamente commerciali. Ora, quello che noi abbiamo fatto è guidare è un processo che adesso è nelle mani della Commissione europea, la quale ha già fatto dei contratti con le aziende e i centri di ricerca che sono più avanti, cioè che hanno i vaccini più promettenti perché hanno dimostrato
la loro sicurezza, innanzitutto stanno dimostrando la loro sicurezza, perché un vaccino prima che è efficace deve essere sicuro, cioè non deve fare male, come abbiamo detto prima, e naturalmente devono provare l'efficacia prima su un piccolo gruppo, poi su un gruppo più grande di volontari sani e poi su un gruppo enorme, diciamo, perché stiamo parlando di una fase 3 che deve coinvolgere decine di migliaia di persone. Questi vaccini sono più o meno 6, 7, 8, diciamo, adesso quello che sappiamo nel mondo occidentale è che sono tanti, però ci sono altri paesi come la Cina che probabilmente non è completamente trasparente, diciamo, nel resto del mondo, che potrebbe anche avere. Noi ne sappiamo che loro ne stanno sperimentando 3, però potrebbe anche darsi che ce ne siano di più. Insomma, per farla breve, questi 6 più 1, cioè il vaccino di Oxford, che è stato il primo oggetto di sperimentazione, più altri 6 vaccini, sono oggetto o di contratti già firmati con la Commissione europea o di contratti che sono in corso di firma. I primi vaccini avranno i risultati della fase 3 all'inizio di ottobre o nel mese di ottobre. Se questa fase 3, che quella fase è fatta appunto su tante migliaia di persone, sarà positiva, e noi potremo avere i vaccini prima della fine dell'anno. È chiaro che non saranno, per esempio, in Italia vaccini per tutti, perché il contratto della Commissione prevede che sia distribuita una prima quota in funzione della popolazione. Quindi noi siamo il 13,6% della popolazione comunitaria, quindi avremo una percentuale che in qualche modo è proporzionale a questa cosa. Quindi si tratta di 2-3 milioni di dosi. Queste 2-3 milioni di dosi verranno rivolte innanzitutto agli operatori sanitari, quindi a quelli che noi dobbiamo proteggere e che devono proteggere anche gli altri, come abbiamo detto fino adesso. Poi saranno tutti il personale di pubblica utilità, quello che eroicamente, diciamo, si è prestato a continuare la propria attività. Ovviamente sappiamo dei pompieri, sappiamo della polizia, sappiamo delle forze dell'ordine, sappiamo dell'esercito, ma anche i farmacisti, ma anche i cassieri dei supermercati, anche coloro che hanno lavorato per garantire la distribuzione dei prodotti, cioè quelle sono una categoria che verrà privilegiata. E poi, a seconda dei risultati del vaccino, cominceremo a privilegiare le fasce più vulnerabili. Quindi se il vaccino sarà protettivo nelle fasce più anziane, noi cominceremo a proteggere quelle più vulnerabili. Il 2021 potrebbe essere l'anno in cui, oltre che uno o due vaccini, potremmo averne anche altri, e tanti altri significa poter avere diversi meccanismi di azione, diversi meccanismi di funzionamento, diversa probabilità di efficacia nelle diverse fasce di popolazione, ma anche e soprattutto miliardi di dosi. Quindi il 2021 potrebbe essere l'anno in cui riusciamo a vaccinare tutti gli italiani, o comunque tutti coloro che tra gli italiani si vogliono vaccinare. Ecco, in questo ragionamento di prospettiva e diciamo a conclusione del nostro incontro di oggi, abbiamo sottolineato il tema della prevenzione, quello dell'importanza della vaccinazione anti-influenzale e quella che è la sfida, lo sforzo enorme che la scienza e la ricerca stanno facendo per arrivare ad un vaccino sicuro ed efficace contro Covid-19. Allora chiedo a ciascuno di voi quale lezione, quale insegnamento ci lascerà questa pandemia di Covid-19, che cosa porteremo con noi, cominciando dal dottor Merlo. Le alleanze. Un anno fa, 8 mesi fa, non avremmo mai pensato a un'alleanza con un'altra azienda, GlaxoSmithKline, nello sviluppo di un vaccino per il Covid. Oggi in realtà è stata fatta un'alleanza mondiale nel cosviluppo del vaccino del Covid. Il 1° di ottobre inaugureremo la produzione per il trial clinico nello stabilimento di Anagni, con la presenza delle massime istituzioni. Come dicevo prima, alleanze, pensare fuori gli schemi, mettere nel cassetto vecchi preconcetti e iniziare un dialogo concreto, mettendo a fattor comune scienziati, linee di ricerca, impianti produttivi, il tutto per un comune obiettivo di sanità pubblica. La velocità è importante, ma sempre e solo dando priorità alla sicurezza, come ricordava molto bene il professor Ricciardi. L'alleanza, secondo me, è la parola chiave in una sostenibilità, in una programmazione della salute pubblica nel medio e lungo termine. Professor Conversano, per lei?
Ah, devo dire, concordo assolutamente sull'alleanza. Paradossalmente, anche dire, legando a quello che era stato detto proprio da Mario Merlo prima, che anche in tempo di emergenza la programmazione è fondamentale. Così come dobbiamo essere pronti a dire alle aziende quanto vaccino anti-influenzale ci serve, dirlo un anno prima, non un mese prima. Probabilmente anche se avessimo tutti usato i dispositivi di protezione individuale, sempre, correttamente, forse noi anche a febbraio avremmo avuto scorte a sufficienza di dispositivi di protezione individuale, perché solitamente tutti li usiamo e quindi tutti abbiamo a disposizione scorte. Invece ci ricordiamo solo alla fine che servono, e quindi perché la prevenzione ogni tanto ce la dimentichiamo, ci dimentichiamo che i vaccini servono anche per quelle malattie che sembrano scomparse, che comunque le mascherine andavano usate anche prima del Covid. Salvo poi capire che ci servono perché c'è il Covid. Quindi prevenire, sì, è stato tanto usato anche noi, parliamo di prevenzione, ma anche qui vale la prevenzione. Prevenzione vuol dire programmazione e quindi questo vuol dire non farci trovare. Noi italiani siamo bravissimi poi durante le emergenze, l'abbiamo dimostrato davanti a tutto il mondo. Però se oltre a questa bravura impariamo a programmare sin dall'inizio anche la possibilità di poter affrontare delle emergenze, questo sicuramente insieme all'alleanza di cui parlava Mario Merlo sono sicuramente i segreti di un, possiamo dire che questo ci ha dato qualcosa per essere più bravi in futuro. Professor Ricciardi, chiedo anche a lei, insomma, la lezione che questa pandemia ci lascerà. Ma mi associo alle parole del dottor Mello, del dottor Conversano. Io aggiungo che la lezione principale è che non dovremo più tagliare sulla sanità e non dovremo più tagliare sulla scuola. Io ho scritto un libro che si chiama La tempesta perfetta qualche anno fa ed era esattamente questo, cioè tu ti trovi a fronteggiare esigenze crescenti con risorse scarse, perché di fatto la sanità è stato il settore più tagliato in proporzione rispetto agli altri e quindi noi abbiamo perso migliaia di operatori, abbiamo dovuto recuperare in fretta un gap e l'abbiamo fatto bene in certi casi con l'eroismo. Spero che per il futuro la lezione rimanga, nel senso che voglio vedere chi politico da domani proporrà di tagliare la sanità. Insomma, questo credo che potrebbe essere fucilato sulla pubblica piazza, cosa che non era diciamo sostanzialmente vero, perché di fatto in maniera bipartisan sulla sanità nel passato hanno tagliato tutti. Ecco, io vi ringrazio, ringrazio Walter Ricciardi, Michele Conversano, Mario Merlo, i nostri tre contributori di oggi, il pubblico che ci ha seguito in diretta e rinnovo l'invito all'appuntamento al Festival della Salute Globale di Padova dal 9 al 15 di novembre. Grazie a tutti. Grazie a lei, arrivederci. Grazie, arrivederci.